Ciao a tutti, oggi prepareremo una parmigiana di melanzane non impanate che mangeremo fredda. È un piatto buonissimo e va, forse lo si gusta meglio, visto soprattutto il calore, freddo. Andiamo a prepararlo. Abbiamo bisogno di 6-7 pomodori di queste dimensioni per la salsa. Tagliati i pomodori grossolanamente, ci spostiamo i fornelli, olio extravergine d'oliva. Uno spicchietto d'aglio. Quando l'aglio sarà dorato, andiamo a metterci i pomodori. Aggiungiamo subito una fogliolina di basilico che ho spezzettato, un pizzico di sale e copriamo con il coperchio. Con l'aiuto di un pelapatate andiamo a rimuovere la buccia delle melanzane. Io non la rimuovo quasi mai, però per questo tipo di melanzane fritte così preferisco toglierla. Le andiamo ad affettare con l'aiuto di una mandolina. Magari premete un po' di più in maniera tale da farle venire un po' più spesse. Tagliate le melanzane, olio di semi e andiamo a friggerle. Ho appena spento i pomodorini dopo circa un quarto d'ora, dopo li passeremo col mixer, andiamo a tagliarci a listarelle una treccia. Tagliata la treccia vado a finire di friggere le melanzane. Andiamo a togliere le ultime riponendole sempre su un foglio di carta da cucina. Andiamo a mettere nel bicchiere del mixer i pomodori. E li frulleremo. Iniziamo. Ho preso una teglia di piccole dimensioni. Vado a mettere un po' di salsa di pomodoro come base. Prendo le melanzane. Fatto il primo strato, andiamo a grattare del parmigiano sulle melanzane. Aggiungiamo un altro paio di cucchiai di salsa di pomodoro e poi andiamo ad aggiungere la treccia. Aggiungiamo una foglia di basilico che spezzetto così con le mani ed inizio con il secondo strato. Finito il secondo strato, sempre parmigiano. Salsa di pomodoro, la treccia e ci spezzettiamo sempre due fogliette di basilico. Procediamo col terzo ed ultimo strato. Ci andiamo a mettere prima la treccia questa volta e per fare un po' di crosticina mettiamo il parmigiano alla fine. Nell'ultimo strato non mettiamo il basilico per evitare che si bruci, magari lo mettiamo a fine cottura. Ci trasferiamo nel forno che ho già riscaldato e la lasceremo per 30 minuti a 180 gradi. Eccoci qui. È ancora bollente, appena sfornata. Io la lascio fuori, magari la copro con un canovaccio e vi consiglio vivamente di mangiarla dopo un paio di ore, facendola raffreddare, si asciugherà ancora di più, sarà comunque buonissima, ve lo garantisco. Fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta, come vi è venuta se la proverete, condividete il video e lasciate un like. Ciao a tutti!